Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e andiamo subito a Bagni di Lucca perché è andato a fuoco un silos all'ex Alce e sono scattate le ordinanze di chiusura delle finestre. Vediamo i dettagli nel servizio. Allarme nella zona di Bagni di Lucca per un incendio che si è sviluppato all'ex Alce, la storica fabbrica di Tannino di Fornoli. Le fiamme sono divampate da un silos dismesso, mentre venivano condotti i lavori di smantellamento della struttura. Sono stati gli operai che stavano lavorando a dare l'allarme. Dal piazzale dell'ex Alce si è elevata subito una densa colonna di fumo nero, visibile a grande distanza. Sul posto sono arrivati in forza i vigili del fuoco con 5 mezzi e 16 unità operative dal comando di Lucca e dal distaccamento di Castelnuovo. Sul posto anche gli operai e i tecnici del comune e la Croce Rossa. Una volta spente le fiamme, l'attenzione si è appuntata sull'inquinamento ambientale provocato dalle sostanze bruciate, come spiega il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini. Come comune, come sindaco, ho emanato subito un'ordinanza di chiusura di tutte le finestre della zona di Fornoli e il divieto di raccolta di ortaggi, frutta proveniente dagli orti e dai giardini. Analogo ha fatto anche il mio collega Andreuccetti di Borgo a Mozzano per quanto riguarda la zona di Chifenti, perché il vento spostava un po' a Chifenti, un po' a Fornoli questo fumo. C'è ovviamente da capire il grado di pericolosità del materiale bruciato nell'incendio. Su questo stanno lavorando i tecnici della ASL e dell'ARPAT. Ci sono oltre 220 truffati in varie regioni d'Italia nella truffa del pellet proposto a basso costo che, benché regolarmente pagato dai clienti, invece non veniva mai consegnato. Emerge da un'inchiesta della Procura di Prato e della Guardia di Finanza in conclusione delle indagini preliminari. I truffati sono ignari residenti della Toscana e regioni limitrofe che avevano aderito alle proposte commerciali pubblicizzate su diverse testate giornalistiche, locali, sui social network per la fornitura di pellet a prezzi concorrenziali con tanto di consegna a domicilio gratuita. I finanzieri di Prato hanno ricostruito l'attività illecita di una società con sede in Calabria e unità locale a Prato, i cui amministratori, madre e figlio originari del Casentino, erano gravati da precedenti di polizia per ricettazione e truffa. Andiamo ad Arezzo, perché ieri c'è stata non poca tensione. Un uomo è stato arrestato, era in forte stato di ubriachezza e purtroppo anche molto violento. Vediamo il servizio. A petto nudo e ubriaco molesta due donne, poi sfascia un pannello all'interno della questura di Arezzo, arrestato dalla polizia. L'allarme è scattato da parte di due signore che hanno raccontato di essere state molestate da un uomo in preda ad un vero e proprio delirio a Ruscello, frazione alle porte di Arezzo. La polizia è arrivata sul posto trovando un 42enne originario di Siena che corrispondeva alla descrizione che ha subito aggredito gli agenti. Una volta portato in questura, l'uomo si è scagliato su un pannello di rivestimento di una parete provocando danni. Per lui è scattato l'arresto convalidato in tribunale ad Arezzo. Il 42enne è stato sottoposto ad obbligo di firma e divieto di dimora nel comune di Arezzo. E torniamo a parlare dei fatti avvenuti il 23 agosto a Marina di Carrara, una serata di movida molesta e per questo ci sono in corso di esecuzione 16 misure cautelari per l'aggressione contro agenti delle volanti della polizia da parte di un gruppo di giovani. Tutto accade durante un intervento per una lite. I poliziotti furono accerchiati e poi aggrediti oggetto di colpi, sputi e lancio di oggetti contundenti. A seguito delle indagini dello stesso commissariato, il GIP di Massa Carrara Dario Berrino, su richiesta del procuratore capo Capizzotto e del PM Alessia Jacopini, ha emesso 12 obblighi di permanenza presso il proprio domicilio dalle 19 alle 6, presentazione agli uffici di polizia per la firma due volte al giorno nelle ore diurne e altri 4 obblighi di sola presentazione agli uffici di polizia giudiziaria. Reati contestati sono danneggiamento,
ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dalla circostanza di aver commesso il fatto in concorso con più di 10 persone. L'operazione vede impegnati circa agenti del commissariato con l'ausilio del personale di squadra mobile di Igos, volanti della questura di Massa Carrara e poliziotti del reparto prevenzione crimine di Firenze. E andiamo a Siena per tornare a parlare dell'inchiesta per stalking che ha visto coinvolti agenti della Polizia Municipale. Non solo, vediamo i dettagli nel servizio. Hanno scelto la via del silenzio di fronte al GIP il comandante della Polizia Municipale Cesare Rinaldi e la moglie, agente del Corpo di Municipale Cristina Casini, indagati per stalking e accesso abusivo ai sistemi di indagine telematici nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge anche due carabinieri e un agente romano dei servizi segreti. In tribunale, per l'interrogatorio di garanzia, accompagnati dai rispettivi legali, seguendo una precisa scelta difensiva, i due indagati hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Il perché viene spiegato dal difensore di Rinaldi, l'avvocato Lorenzo De Martino. Il comandante Rinaldi e l'agente Casini hanno deciso di non rispondere oggi, ma per una scelta difensiva. Siamo entrati in possesso degli atti soltanto ieri, sono voluminosi, abbiamo dunque ritenuto di approfondirli prima, insomma non era oggi il giorno per rispondere. Per il resto stiamo approfondendo gli atti, l'ordinanza per proporremo impugnazione verso la stessa. Contro l'ordinanza di misura cautelare. Sì. Che tempi ci sono? 10 giorni, però siamo in ottica di valutazione. Dipendenti della Firenze Parcheggi, società partecipata dal Comune di Firenze, in palestra e a spasso con le auto aziendali. E quanto denunciano, tra l'altro con un video postato su Facebook, due esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente candidato alle prossime regionali in Toscana e capogruppo in Palazzo Vecchio. Se questi dipendenti hanno effettivamente violato le leggi, con questi comportamenti dovranno pagare fino in fondo senza se e senza ma. Ovviamente credo che si debba prima di tutto investire l'autorità giudiziaria, se non lo hanno fatto gli esponenti politici in oggetto, lo faremmo noi, fanno sapere i due, come amministrazione comunale. Se non lo hanno fatto gli esponenti politici in oggetto, lo faremo noi come amministrazione comunale, ha risposto il sindaco di Firenze Dario Nardella. Nel video i due esponenti di Fratelli d'Italia mostrano immagini di un'auto aziendale di Firenze Parcheggi spiegando che un dipendente la utilizzerebbe per andare in palestra, in giro per la città e anche per tornare a casa la sera fuori Firenze. Questo è quello che succede, il commento di Torselli, dove la sinistra governa senza alternanza da oltre 50 anni, pensano di essere i padroni del mondo e utilizzano ciò che è pubblico per i loro affari privati, sentendosi impuniti. E Giuditta Pasotto, candidata con orgoglio toscana per i diritti delle famiglie, è stata intervistata da Chiara Valentini, vediamo qual è la sua linea. Giuditta Pasotto si candida alle prossime regionali nella lista civica a sostegno di Eugenio Giani, Orgoglio Toscana. Giuditta Pasotto ha fondato la prima casa per i babbi single a Firenze, la prima in Italia, e si occupa di famiglia a 360 gradi con una particolare attenzione proprio per i genitori separati, con la creazione anche di un portale a loro dedicato, Gengol. Ma con quali azioni arriverà in regione? Quali saranno le sue proposte concrete? Allora, le azioni da fare sono veramente tantissime. Per evidenziarne alcune ci terrei a partire dalla sensibilizzazione delle istituzioni per avere un rapporto più diretto e più costante con le famiglie, essendo attento alle esigenze dell'oggi con risposte nell'immediato e non a lungo termine. Una delle prime soluzioni che andrei a proporre è proprio, ad esempio, per il lavoro femminile, andare a levare tutta quella parte di tassazione regionale che un datore di lavoro si trova a pagare nel momento in cui assume una donna con uno o più figli. Assumendosi, diciamo, un rischio imprenditoriale, è giusto che questo rischio sia compensato sgravando delle tasse e aiutando in questo modo una famiglia, perché molto spesso le donne soprattutto sono in difficoltà a trovare lavoro o a ricollocarsi lavorativamente una volta che hanno costruito una famiglia. Un'altra azione concreta: mi piacerebbe che la Toscana diventasse il posto per le famiglie, quindi andare a creare ad esempio una family card che dia la possibilità alle famiglie
famiglie di viaggiare sui mezzi di trasporto ad un prezzo agevolato, ad esempio, di accedere a tutte le attività culturali con una tariffa agevolata e al tempo stesso anche lì sensibilizzare tutti i locali e i ristoranti, insomma tutte le strutture all'accoglienza per le famiglie. Io ad esempio quando giro con il passeggino talvolta ho difficoltà a entrare magari in un negozio. E quando si parla di accessibilità non bisogna pensare solo alla persona in sedia a rotelle, perché i passeggini sono veramente tanti, e quindi partire proprio dalle piccole attenzioni per riscoprire una Toscana a misura di famiglie. Anche un'attenzione alla questione abitativa, trasformando magari alcuni Airbnb che in questo momento sono anche sfitti in abitazioni per famiglie o genitori separati. Abbiamo avviato qualche settimana fa un progetto che si chiama Abitoscana e è proprio per questo, per matchare chi si è trovato ad avere un alloggio sfitto, un B&B sfitto a causa ovviamente della situazione Covid, con persone che hanno delle esigenze abitative temporanee, quindi magari hanno bisogno di 3, 6, un anno di affitto e non sanno dove rivolgersi, perché poi ovviamente chi affitta a lungo termine preferisce avere soluzioni costanti. In questo modo stiamo andando, e abbiamo già avuto dei riscontri, a proprio aiutare sia chi si trova ad avere una proprietà sfitta sia chi si trova ad avere un'emergenza abitativa. Parlando di scuola, a Pescia il sindaco dispone l'obbligo della mascherina nelle vie dove passano i bus. Sentiamo Patrizio Ceccarelli. Scatta per tutti un obbligo di indossare la mascherina sanitaria a Pescia, in provincia di Pistoia, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11 alle 11.30, orari considerati sensibili, nelle strade interessate dal trasporto pubblico locale legato alle scuole e al trasferimento degli studenti. Lo ha deciso il sindaco Oreste Ciurlani, che, sostenendo la necessità di tutelare la salute pubblica, ha firmato un'ordinanza che nasce dall'osservazione dei primi due giorni di apertura delle scuole. È un'ordinanza per obbligare dove ci sono le scuole e nelle zone vicine alle scuole, nelle zone dove ci sono le fermate del TPL e dove ci sono i terminal bus di piazza 20 settembre e della stazione. Ho fatto un'ordinanza dove obbligo tutti a avere la mascherina dalle 7.30 all'8.30 e dalle 11 all'1.30, proprio perché si eviti assemblamenti e soprattutto perché nel montare nei pullman e scendere tutti abbiano la mascherina. L'ordinanza obbliga tutti gli studenti, ma anche chi dovesse transitare in quelle strade vicine alle scuole, a indossare la mascherina in determinate fasce orarie e in corrispondenza dei luoghi dove si sviluppa e si smista il trasporto pubblico locale degli studenti. Per effetto di questo provvedimento, che prevede sanzioni da 400 a 1000 euro per chi non osserverà le prescrizioni indicate, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11 alle 13.30, per gli studenti e in generale per chiunque transiti in determinate strade cittadine, c'è quindi l'obbligo di indossare la mascherina. Oggi abbiamo fatto una riunione, c'era il TPL, c'era la provincia, c'era Trenitalia, perché vogliamo cercare di mettere in ordine l'ingresso, l'ascesa e l'ingresso sui pullman, le terminal bus, e poi abbiamo lavorato anche per sistemare la stazione. C'è bisogno di fare più uscite, c'è bisogno di riaprirla, c'è bisogno di metterla in sicurezza per l'afflusso dei ragazzi. Quindi un grosso lavoro, abbiamo un tavolo aperto, nei prossimi giorni proveremo a tirare le fila sapendo che dobbiamo determinare bene gli orari delle varie scuole, soprattutto quelle superiori. E addio a Fino Fini, il calcio italiano perde una figura storica, medico della nazionale dal 62 fino al mondiale, vinto nell'82, direttore del centro tecnico di Coverciano fino al 95, ideatore del museo al centro tecnico federale. È scomparso all'età di 92 anni. Il presidente della FIGC Gravina parla di un giorno triste per il calcio italiano. E torna artigianato e palazzo nel meraviglioso Palazzo Corsini a Firenze dal 17 al 20 settembre. Chiara Valentini. Torna artigianato e palazzo dal 17 al 20 settembre a Palazzo Corsini nella sua 26esima edizione. Per 4 giorni 70 artigiani, un po' meno del solito per rispettare i distanziamenti, interagiranno con i visitatori mentre sono al lavoro nei loro angoli bottega, ricostruiti per l'occasione, nelle limonaie e tra i parterre del giardino all'italiana. Artigianato e palazzo nasce per essere un luogo dove gli artigiani possono far vedere le loro lavorazioni e tutti gli anni è una sfida. Quest'anno, devo dire, abbiamo mantenuto
il punto fermo di esserci, e ci è dispiaciuto vedere che invece magari altre manifestazioni per motivi diversi non hanno potuto farlo. Noi siamo una struttura molto snella, abbiamo la possibilità di mettere in sicurezza con un tecnico il giardino e quindi gli artigiani vengono felici di potersi far vedere e mostrare il loro lavoro. Ci saranno anche le mostre nella mostra, allestite sotto la loggia del Buontalenti e nel salone da ballo di Palazzo Corsini, aperto per la prima volta al pubblico. Poi appuntamenti gastronomici pomeridiani, di ricette di famiglia e tante altre iniziative culturali. Tra queste, la raccolta fondi che ha già permesso di realizzare una copia della Fata Morgana del Gian Bologna, l'originale è stato trafugato, che verrà riposizionata nella sua collocazione, l'omonima fonte a Bagno a Ripoli, anche quella da restaurare. Questa edizione di Artigianato e Palazzo vede il debutto di Sabina Corsini come presidente dell'associazione Giardino Corsini, a poco più di un mese dalla scomparsa della madre. Non c'è mia madre, che è stata la ideatrice e grande promotrice di questa mostra di artigiani, allo scopo proprio di conservare, preservare e spingere nel futuro queste loro maestranze, che sono veramente molto speciali e molto preziose per la nostra cultura e il nostro retaggio culturale. Questa è la più grande cambiamento della mostra di quest'anno, della 26esima mostra di Artigianato a Palazzo. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguiti, arrivederci.